Ti ringrazio perché è proprio il momento di vedere lo spettacolo infelice offerto dai campioni d'Italia della Roma a Piacenza. Anche Fabio Capello ha usato l'aggettivo critico per definire il momento che stanno attraversando i giallorossi. Gianni Cerqueti, il nostro inviato. Il mondo del calcio invita a effettuare donazioni per la lotta contro la sclerosi multipla. Ci sarà una maratona televisiva il 20 e 21 settembre. Durante il minuto di raccoglimento per la tragedia statunitense, i tifosi della Roma hanno intonato l'inno nazionale. La partita, Volpi e il colpo di testa di Francesco, che sarà uno dei grandi protagonisti della partita. Poi il lancio di Cristante e Gautieri, che prova a sorprendere Pelzoli. Palo. Anche Gautieri ex romanista. Poi da Cafu a Montella, non ci sono problemi per guarda al ben. Zago. E Montella dalla tre quarti, controllo e sinistro abbastanza insidioso. Non bene Montella, ma meglio di Batistuta. Candelà, Tommasi, capitano oggi della Roma, per l'assenza di Totti si coordina, mette fuori. Il Novellino vede che qualcosa non va nella fase centrale del primo tempo, cerca le opportune correzioni e quasi per incanto, tosto, Hübner e palla in rete per il vantaggio del Piacenza. Hübner, 34 anni, primo gol in campionato con la maglia del Piacenza, terza stagione in Serie A per lui, anticipato Zago e battuto Pelizzoli sul suo palo, il primo palo, l'esultanza di Hübner, ex Brescia. Rischia molto Zebinà, già ammonito questo intervento su Matuzalem, reiterato da dietro lo grazie a Collina. Poteva starci anche il secondo cartellino giallo, dunque l'espulsione. All'inizio della ripresa Panucci per Zebinà e Del Vecchio per Ghigù, ma rimane la Roma con il modulo 4-4-2. Cafu prova a sorprendere il portiere del Piacenza, guarda il ben, attento sul suo palo. Poi al quinto, Volpi, Di Francesco e palla in rete. Inizialmente esulta Di Francesco, poi si ricorda delle sue stagioni in maglia giallorossa, ha vinto lo scudetto con la Roma, seppur giocando poco la scorsa stagione, dunque contiene alla fine la sua gioia. Anticipa proprio l'amico Tommasi, compagno di tante iniziative umanitarie fuori dal rettangolo di gioco. Gran gol e Pelizzoli prova con il braccio sinistro su questo colpo di testa. Di Francesco invita i compagni alla calma, non è finita. Roma sempre temuta dal Piacenza, Montella ma un sinistro con scarsa potenza. Poi Montella ancora per Cafu, va incontro a Cafu Boselli che interviene con il braccio destro. Chiede inutilmente il calcio di rigore il brasiliano Cafu. Cafu lascia il campo, sostituito da Lima, terzo cambio nel Piacenza Ambrosetti per Poggi, poi Candelà, Montella, gran cosa dal punto di vista tecnico, stop e conclusione di sinistra. Collina fischia un fallo in attacco a Del Vecchio, Capello non è assolutamente d'accordo e reagisce in questa maniera. Passano i minuti, Roma sempre in difficoltà, Batistuta solo la potenza, guarda il bene anche se non trattiene. Sventa la minaccia, poi ammonito Caccia, era stato placcato da Zago ma forse aveva trattenuto per primo per la maglia l'avversario. Caccia entrato al posto di Hübner, poi Lima su Gautieri in maniera insistita, il collaboratore dell'arbitro segnala il calcio di punizione in favore del Piacenza, Lima manda a quel paese il collaboratore di Collina ed esce fuori il cartellino rosso, dura solo 18 minuti la partita di Lima. Poi Zago, ultima occasione. Match che si conclude con il Piacenza in prolungato possesso di palla. Dunque vittoria ineccepibile, meritata sportivamente. I complimenti di Batistuta a Novellino. Toccante questa immagine, Di Francesco va a salutare i tifosi della Roma dicendo loro vi tengo nel cuore per sempre. Possiamo staccare con le immagini. Affrontare la Roma senza pensare che si tratti della Roma. Novellino ha ottenuto ciò che aveva chiesto ai suoi giocatori. Dopo la bella ma inutile prestazione interna con Lecce, stavolta risultato pieno contro la Roma, peraltro mai vittoriosa a Piacenza in 7 partite di campionato. Al Garilli si è presentata una Roma irriconoscibile. L'assenza di Totti ha pesato molto più del lecito, diversi elementi ombra di se stessi, scarsa condizione fisica, poco ritmo, mancanza di fantasia e in difesa anche marcature approssimative, si è visto in occasione dei gol. Male la squadra, ma male anche Capello.
Nonostante due cambi, ha ribadito il 4-4-2 all'inizio di ripresa, senza indovinare mai la mossa che potesse consentire alla Roma di rimettersi in carreggiata. E lascia perplessi soprattutto la decisione di non utilizzare Cassano. Il suo talento, la sua fantasia sarebbero risultati utili. E come a questa Roma? Due punti in quattro partite tra campionato e Champions League, il brutto momento dei campioni d'Italia. Adesso lo spazio interviste, sentiamo Capello, Montella e Novellino. Ha creato una vera occasione da gol, come è possibile? No, un gioco prevedibile? No, questo non sono d'accordo con te, perché nel primo tempo abbiamo tirato quattro volte in porta e abbiamo tirato purtroppo addosso al portiere, non sono d'accordo con te. Ma al di là delle occasioni è il ritmo che non c'è, è la velocità che non c'è, è l'aggressività che non c'è. Ho paura che ci sia stato un appagamento da Scudetto. Questo dobbiamo toglierci dalla testa e cercare di essere nuovi. E adesso analizziamo questa partita, che penso che sia toccata per certi versi il fondo, quindi inseriamo la prossima mercoledì, che è altrettanto importante, e cercheremo di cambiare, diciamo così, rotta. Devo dire, abbiamo ripreso quello che abbiamo fatto domenica scorsa, abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo perso. Oggi abbiamo disputato una grande partita, devo dare atto ai ragazzi che tutta la settimana ci hanno ascoltato bene e abbiamo vinto una grande partita. Abbiamo sentito Capello al microfono di Amedeo Goria. Roma pagata per la conquista dello scudetto, questa la sua analisi. Io avrei concluso qui da Piacenza, linea Maffei.